perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell'esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito, del bene, dell'amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore. Basta che ognuno faccia il proprio dovere. Eccoci qui, ben ritrovati. È per noi un piacere avere oggi in collegamento Enrico Infante, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, grazie dottor Piemontese, grazie a te e grazie a tutti gli organizzatori di questa gran bella serie di iniziative. Dottore Infante, possiamo dire che negli anni, dal 92 fino ad oggi, un po' in generale l'attività della mafia, della criminalità organizzata, si sia in qualche modo evoluta, cioè sia passata da una mafia esclusivamente di tipo criminale ad una mafia, diciamo, economica, più dedita agli affari, alle infiltrazioni nella pubblica amministrazione. Beh sì, questa è la parabola che tutti, non solo gli studi dei criminologi, ma le indagini, e non solo diciamo, nei territori storici della mafia in Sicilia, ma un po' in tutta Italia, hanno dimostrato. La parabola della mafia che inizialmente era agricola, pastorale, teneva l'ordine delinquenziale nelle campagne, a una mafia che poi ha cominciato a gestire gli imponenti flussi di denaro degli stupefacenti, ed ecco a un certo punto queste provviste di denaro, frutto di questo traffico illecito di stupefacenti, sono state immestite nell'economia. Sono state immestite nell'economia legale, che ovviamente diventava illegale, con il riciclaggio del denaro sporco, e abbiamo visto la mafia che ha cominciato a controllare le imprese, ad entrare nei mercati, a cercare di controllare gli appalti, i grandi appalti, e quindi l'intreccio tra politica, economia, ovviamente politica e economia illecita. E così abbiamo assistito, per esempio, alla mafia imprenditrice nei territori della Lombardia, le infiltrazioni camorristiche in Lombardia, alla mafia imprenditrice sul litorale laziale, le infiltrazioni della mafia per l'appunto della criminalità organizzata nel litorale laziale, ma qualcosa abbiamo visto anche dalle nostre parti, dove abbiamo qua e là intercettato un'attività mafiosa che tentava per l'appunto di entrare nelle infrastrutture dell'economia e cominciava prima a estorcere gli imprenditori locali e poi a volte a diventare il loro socio, punto di riferimento obbligato. Insomma, sì, abbiamo assistito a questa maggiore sofisticazione della criminalità organizzata al suo ingresso nel mercato, diciamo, dei capitali, degli appalti, delle forniture pubbliche e più in generale nel mondo economico. Sì, purtroppo l'abbiamo registrato questo fenomeno. Ecco, col passare degli anni anche la mafia si evolve e diventa più insidiosa. Dottor Infante, anche diciamo, pur rispettando un po' diciamo, quello che è il principio di laicità dello Stato e ricordando un po' comunque che voi sostituti procuratori, pubblici ministeri o giudici, in qualche modo siete l'espressione migliore di quello che quando si dice le idee che camminano sulle gambe di altri uomini, ricordando uomini come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, dicevo, pur rispettando un po' il principio di laicità dello Stato, lei rappresenta anche quella che è l'Unione dei Giuristi Cattolici Italiani, che dal 2016 è presente anche a Foggia. Quanto è importante per un uomo di giustizia come lei la fede, il credo? E dunque, devo precisare, io non rappresento nessuno, sono un iscritto, tra l'altro mi sa che ultimamente sono anche in ritardo nel pagamento delle quote all'Unione dei Giuristi Cattolici, quindi mea culpa, devo assolutamente rimediare a questa colpa e diciamo, devo rinnovare la tessera quest'anno, quindi sono un semplice iscritto di questa importante associazione che dal 48 per l'appunto opera in Italia, però non è un mistero per nessuno, no? Io sono credente, convintamente, e reputo, ma non è, questo veramente non è soltanto, diciamo, lo dico io, sono ovvietà e l'insegnamento del Concilio Vaticano II, no? La realizzazione dell'essere cristiano lo si ha nell'impegno nella società, nel vivere la dimensione collettiva anche, non è più soltanto, per carità, per chi ha quella vocazione, è quella vocazione, ma non è più soltanto il rifugiarsi in Torri Seborne, ma è operare nella
nella società, con gli altri, con i non credenti, per cercare di cambiarla in meglio. E nel fare il proprio dovere, nell'interpretare al meglio il proprio ruolo sociale, si vede la dimensione, diciamo, propria del laicato. Ma questa non è una novità, è una grande riscoperta, se vogliamo, del Vaticano II, ma è il carisma di tanti movimenti, associazioni, di tanta parte del mondo cattolico, da sempre uno dei segreti di fondo di quello che è stato il cristianesimo. E la riscoperta del Vaticano II, è, per esempio, venendo ai due grandi nomi, i due grandi magistrati che ci hanno onorato e che hanno sacrificato la loro vita nel contrasto al fenomeno mafioso, per l'appunto Falcone e Borsellino, beh, non dimentichiamoci che Borsellino era un credente, era motivato, Falcone no, per carità, era agnostico, ma Borsellino era un credente, era motivato anche da questo nel suo sacrificio fino all'eroismo. O pensiamo a Rosario Livatino, che addirittura è stato elevato agli onori degli altari e oggi è il beato Rosario Livatino. Il suo impegno forte e convinto nel contrastare la cultura dell'illegalità e il fenomeno mafioso è stato motivato anche dalla sua convinzione religiosa, dal suo essere un cristiano. Quindi senz'altro questa è una dimensione per me importante, per tanti importanti, importante, e che senza dubbio è una delle ragioni del mio agire, come di tanti laici cattolici e generali cristiani impegnati nelle istituzioni e più in generale nella società. Grazie dottor Infante per questa testimonianza, per questa pillola all'interno di questo programma Il Coraggio di ogni giorno, che siamo certi è sicuramente utile per tutti i telespettatori e telespettatrici di Padre Pio TV. Grazie per essere stato con noi. Credo ancora profondamente nel lavoro che faccio. So che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me, e so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuarlo a fare senza lasciarci condizionare.